Nina, questo è un film che c'è questa protagonista, sarò bravissimo perché non voglio. Cioè, lei si mette addosso, cioè, il film dall'inizio alla fine. Cioè, è un personaggio. Vabbè, la storia ovviamente è incentrata su di lei, ma lei se lo mette addosso con una potenza, con una roba che. Che non pensi che possa essere il primo film, Esattamente, non pensi evidente. che. Quando dice no, è il primo film, sì, vabbè. No, è il primo. È potentissimo. C'è stata una vita dietro che è evidentemente collegata a te stessa a questo primo film. Ci vuoi dire qualcosa? Sì, io arrivo purtroppo dal nulla, perché insomma la famiglia, come ben sappiamo, dovrebbe essere in genere la cura dell'amore, no? Dovrebbe essere l'istituzione che ti segue da quando nasci, fin quando, insomma, fin quando muori in un certo senso. Per cui sì, io ero a Napoli, ho deciso a 20 anni, sì, avevo 20 anni, di andarmene dalla Calabria, ma non dalla Calabria a livello concreto, a livello paesaggistico-culturale, ma perché purtroppo c'erano dei contesti, delle situazioni con cui io non vivevo, ma sopravvivevo. Quindi ad un certo punto ho deciso di ribellarmi anche io, di darmi la possibilità di vivere, appunto. E quindi decisi di andare a Napoli da questa mia amica, che insomma all'inizio mi ha dato la possibilità di ospitarmi. Ho trovato quel lavoro, ho trovato una casetta piccola ma accogliente. E poi mi arriva questa telefonata che mi ha cambiata, perché Rosa un po' ha cambiato anche me, in cui appunto era la mia educatrice, la persona che mi ha cresciuta da quando avevo all'incirca 9 anni fino ai 20 anni, dove mi comunicava appunto che c'era questo regista, Francesco Costabile, che era alla ricerca di un'attrice che non fosse per forza una professionista, e quindi mi diceva: guarda, scendi, vieni a Cosenza e fai questo provino. Perché io sin da piccolina, anche lì in casa famiglia, avevo dei momenti in cui divagavo dalla realtà attraverso la recitazione, e quindi con le ragazze appunto con cui sono cresciuta facevamo delle piccole parti, chiacchieravamo così, e quindi lei sapeva che in un certo senso io ero portata, no? Avevo questa piccola dote che lei aveva visto in me, ma che io nascondevo un po' anche per difesa, perché insomma è un mondo che non entra facilmente. Sono scesa, all'inizio non volevo, io e la mia testimonianza abbiamo camminato sempre, quindi non ero sicura di me, però poi lei un po' con l'inganno: guarda, sono le tue sorelle, ti vogliono vedere, scendi. Sono scesa, ho fatto questo provino, c'è un po' un primo, un secondo, un terzo, per poi insomma avere la certezza di essere riuscita ad incarnare, no, questo ruolo così importante, perché appunto come avete visto Rosa è una tipa, oserei dire, tosta, è una tipa un po' come me, no? Infatti per quanto io l'abbia potuta incarnare, ma in realtà io e Rosa, forse dentro di me già esisteva Rosa, viveva Rosa, no? Questa voglia di ribellarmi, di emanciparmi, di vivere una vita che sia vita, di potermi dare la possibilità di vivere, perché non per forza tu nasci in quel contesto, no? Hai quelle radici, e quindi per forza tu devi vivere in quel contesto, portare avanti queste radici. E quindi Lina, un po' come Rosa, ha deciso di ribellarsi, di emanciparsi, si è data la possibilità di vivere, e sono arrivata qui con un grande piacere, con grande emozione, perché insomma non mi capita tutti i giorni di. E già un po' aiuta, risponde anche alla domanda che tu abbiamo fatto, perché hai la consapevolezza di quello che hai fatto, però Berlino, Berlinale, da Chitto, a un festival straordinario, pure in tempi pandemici, tutta una serie di misure di sicurezza, arrivare lì con un film, nella sezione Panorama, è stato penso per te una prova di quello che hai fatto, e chiaramente anche un'emozione. Stare capace credo anche di suggerire sfumature, di togliere, mettere, come è andato proprio nel senso pratico. Sì, Rosa è un personaggio complesso, un po' come tutti i personaggi ovviamente,
però io ho avuto la fortuna di incontrare persone meravigliose come Fabrizio, come, vabbè sì certo, questi attori meravigliosi che mi hanno supportato attraverso dei consigli costruttivi, poi ovviamente la mia coach Assunta Nunes, con cui appunto io, che è anche pugliese, tra l'altro, con cui io appunto 10 minuti prima che io entrassi insomma in scena, sul set, facevamo questo training che permetteva a Lina di scavare nel suo profondo. Io ho messo tanto di mio, quindi è stata dura, perché io poi ho avuto anche dei cedimenti fisici, sì, ho avuto un po' di febbre, febbo, io poi giravo tutti i giorni tra pioggia, vento, notte, giorno, non c'è stato orario. Un paesaggio sinistro e un po' ovviamente quanto dicevi tu, come la stessa storia, quindi non erano mesi, avete girato una perdita di benzina, un anno fa di questo? 5 settimane, un anno fa. Fate questo, quindi